Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Questa sera finalmente torniamo nella partita del gameplay di Planet Zoo e conosceremo il nuovo Baby Russa e magari risistemeremo un po' lo zoo. Lo abbelliremo e penseremo un attimo alle ultime cose che mancano per finire la prima zona che ormai direi che più o meno è completa. Abbiamo completato metà dello zoo, adesso andremo avanti. Ma non perdiamo tempo e andiamo subito in partita. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like se il video vi è piaciuto e attivare la campanella per ricevere le notifiche sull'uscita dei prossimi video. Ci vediamo subito in partita. Ebbene, eccoci qua in partita. Mettiamo subito pause perché è un po' di tempo che non vengo a riguardarmi questo zoo. Più o meno sì, dal gameplay precedente. Non ho fatto nulla di particolare, infatti, come potete vedere. Per il semplice motivo che mi sono, diciamo, avventurata nel mondo del franchising, ho provato svariate cose, costruzioni e tutta la modalità franchising, appunto. E magari il prossimo gameplay lo potremo portare con quella di modalità che da un certo punto di vista è anche più divertente. Ma noi non perdiamo tempo, ripeto, e dobbiamo subito spostare i nostri Baby Russa qui. Sì, al posto dei Binturong, quindi chiamiamo subito il custode e il meccanico così sistemano tutto e andiamo poi a scoprire appunto chi sono e che cosa fanno questi Baby Russa. Non credo che abbiano bisogno delle strutture di arrampicata. Adesso risistemeremo ovviamente tutto l'habitat. Non penso di fare troppe cose in questo gameplay perché appunto siamo andati avanti molto 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 velocemente. In più stanno arrivando tanti altri contenuti riguardanti altri giochi, come ben sapete, quindi voglio cercare di prendermela con calma con Planet Zoo. Tanto adesso diciamo che il pacchetto del sud-est asiatico l'abbiamo visto e quindi nel frattempo adesso direi che ce lo possiamo godere con calma. Allora, sono nati cuccioli di foglia gigante, il panda si sta per accoppiare, ok, andiamo a mettere subito a posto i pannelli solari. Chiamo al meccanico. Ho scoperto tantissime, tantissime nuove cose a riguardo appunto dei vari habitat, di come fare in modo che gli animali si ammalino meno, appunto non ci siano troppi manifestanti ad arrivare a rompere le scatole. Poi ho scoperto che coprire i distributori di bibite, bevande e cibo non ha più di tanto senso, tanto si rompono sempre comunque più o meno con le stesse tempistiche e soprattutto i visitatori sono attirati ad andare più avanti o più indietro, eccetera, in base appunto a queste strutture, i negozi di gadget, di bibite, di cibo, eccetera. Abbiamo completato la ricerca sull'orango, quasi. Perfetto. Chiamando il veterinario, spesso e volentieri, appunto, vengono curati più facilmente e scoperte le malattie. I nostri due Baby Russa li spostiamo qui e rinominiamo l'habitat. Baby Russa. Ok, allora andiamo un po' a vedere che problematiche ci sono. Qui il custode è in movimento, sì, chiamiamo anche il veterinario per sicurezza. Abbiamo anche da ripopolare l'habitat del leopardo nebuloso. Qui ecco qua i nostri Baby Russa. Ovviamente è notte, classico. E adesso vediamo un po' come stanno e di che cosa hanno bisogno di più terra. Le altre mie intenzioni erano quelle di mettere una seconda uscita, almeno, sempre se questa partita regge, perché ormai veramente lo zoo è diventato tanto pieno e un po' di sabbia. Mettere quindi una seconda uscita e poi dopo spostarci magari su habitat un po' più nordici, tipo appunto l'habitat del lupo, l'habitat di altri orsi, eccetera. Ovviamente lascerei perdere per adesso il tema artico, ecco. Quanta sabbia ha bisogno questo Baby Russa? Spero infatti che la registrazione venga bene perché appunto
vedo che è veramente pesante. Poi ripeto, vi chiedo scusa se sono mancata per un po' troppo probabilmente, ma ci sono state tutte le novità che ci sono state tra The Sims, Planet Zoo, dove ho appunto provato a fare altre cose, sperimentato un po' per imparare. E diciamo che mi sono data un po' alla conoscenza anche di Planet Coaster, perché mi ispirava. E poi niente, appunto, oggi c'è stato poi il trailer del nuovo Game Pack che uscirà il 1° giugno di The Sims, e quindi auguri. Ok, direi che siamo a posto con terre, piante. Dunque, togliamogli tutte le piante che a lui non vanno bene. Asia. Tropicale, prateria. Dunque, vediamo un po' come finire di addobbare questo posto. Di quale genere di natura hanno bisogno. Banani a tutto andare. Mettiamo un altro alberone grande che è meglio. Questi li adoro. Comunque, se ci sono poi altre specie che vi interessano, vorreste vedere appunto nelle partite eccetera, fatemelo sapere e si provvederà senza ombra di dubbio. Andiamo a conoscere il nostro Babirussa. Questo deve essere il maschietto. E mi è sfuggita. E lei la femminuccia. Una sorta di cinghialotti. Che carini. Pavone, chiama custode, chiama veterinario. Dunque, nelle nostre mostre, perché per ora sono 4, no, ne abbiamo 3 piene e 3 vuote, sì, dobbiamo sistemare la salute sociale del nostro insetto foglia e la disposizione, la pulizia. Vediamo un po' come siamo messi a disposizione, non hanno ancora fatto nessuna ricerca. Il nostro scorpione gigante della foresta sta bene, ma chiamiamo il custode per sicurezza. E invece la nostra tartaruga dal dorso di diamante ha problemi di salute sociale. Allora, la ricerca sull'orango è stata completata, benissimo, quindi mettiamoli subito a fare ricerca su, ecco, ad esempio sull'insetto foglia gigante. Andiamo a skillare un po' il nostro personale, magari, i nostri educatori, tanto comunque a finanze, come vedete, siamo messi più che bene, i nostri inservienti. E forse dovremmo anche assumere qualcuno in più, non di tutti, ecco, ovviamente di venditori ad esempio siamo a posto, però dobbiamo assumere forse qualcuno in più. Poi nelle aree di lavoro andiamo nella stanza dello staff grande, lo facciamo come sala comune, dove recuperano le energie più, ci sono i vantaggi appunto, dove nelle, parentesi, nella stanza dello staff si possono mettere dei vantaggi dove appunto assistenza sanitaria, lo staff sopporterà meglio la fatica per il troppo lavoro. Anche questo non è male. Qui lo mettiamo come circolo, con questo vantaggio la felicità dei dipendenti aumenterà più rapidamente. Qui lo mettiamo come risorse didattiche, mentre si riposano nella stanza dello staff i dipendenti impareranno qualcosa in più sul loro lavoro. Qui lo mettiamo come
con questo vantaggio i venditori aumenteranno il gradimento, no, vabbè, lo stesso, sala comune e circolo. Allora, i nostri oranghi hanno fame, quindi chiamiamo il veterinario, chiamiamo il custode. La nostra tigre ha problemi di socialità. Per quale motivo? Per lo spazio. Quante tigri abbiamo noi? Tre. Sono tre? Ci sono problemi per lo spazio? Un nostro sì, pargolino. Un nostro pangolino è morto di vecchiaia. Ok, qua stanno incubando un mucchio di pavoni. E credo ne dovremmo dare via un bel po' di pavoni, perché ne abbiamo veramente troppi. Poi ci occupiamo dell'habitat dei nostri babi russa. Ne abbiamo liberati in natura un mucchio e abbiamo guadagnato solo 21 foglie. Eccoci qui dai nostri babi russa. E vediamo un po' il loro habitat di cosa necessita. Allora. Dunque, sì, le cose scalabili non servono, quindi possiamo anche andare a eliminarle. L'albero di pino e l'albero di tamarindo per grattarsi. Le campane, sì, le campane a vento, gli spiedini di frutta. Una bella mangiatoia grande. L'odore di erba già ce l'hanno. Il contenitore di foraggio arricchito lo hanno. Questi non li hanno. Mettiamolo un po' qua in giro. Il fango. Pozzanghera di fango. Ok. E mettiamo un altro po' di dotazioni. Poi non so se vi divertite ad esempio a cambiare i colori degli oggetti, dei pan dei sì, de delle strutture didattiche, contenitori di monete, eccetera. Io mi sono divertita tantissimo a provare. Qui vediamo piuttosto per la didattica se c'è il babirussa. No, c'è ancora il binturong, infatti. Babirussa, andiamo subito a sistemarla. Ok, direi che è tutta sistemata per benissimo. Qua non abbiamo scritto che è l'habitat dell'orso del sole e Binturong. Poi anche loro come se la passano, perché ci eravamo salutati con loro che se la litigavano. Due Binturong che se la litigavano nella scorsa puntata. Vediamo quanti Binturong abbiamo. Ne abbiamo. Forse è meglio liberarne qualcuno in natura, eh. Galang, Eka, Arif e Jesang. Liberiamoli in natura. L'animale ha fame, il nostro babirussa ha fame, giustamente, quindi adesso arriverà il custode. Ebbene, allora sono venuta qui dall'orso nero di Formosa perché è diventato adulto il cucciolotto e quindi c'è un problema dove dobbiamo liberarne uno dei tre, e appunto fa parte anche di una delle nostre sfide. Dobbiamo liberarne un altro per vincere la sfida, quindi liberiamo il maschietto da Zhuang e lo liberiamo in natura. Perfetto, e abbiamo vinto la nostra sfida, 750 dollari. Allora, dunque, i nostri intanto nella storia della serata c'è stata la progenie e si sono accoppiati i nostri babi russa, sostengo. Adesso andiamo a controllare, sempre se li trovo. Dovrebbe essere lei. Sì, e il parto è previsto a maggio anno 127. Poi per il prossimo gameplay, ovviamente avrò abbellito lo zoo, sistemato un po' magari le strutture e tutto. Qui c'è che si fa il bagno, uno dei nostri tapiri. Ci siamo persi molto questo genere di immagini.
nei gameplay precedenti perché, ripeto, ho avuto probabilmente troppa fretta. Mi sa che qualcuno è scappato. No, l'animale sta morendo di fame. No, 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 no. Chiamiamo subito il veterinario, il custode e mettiamo noi già dei blocchi di frutta. L'animale ha fame, il nostro leopardo nebuloso. Stanno per nascere i cuccioli di Bunga Babirossa. Babirussa, Babirossa, sì. Io direi che con questa immagine possiamo anche terminare la partita, così non è stata troppo lunga ed è stata molto concentrata, diciamo, su una ripresa generale e anche una fine, diciamo, generale di tutto quanto il sud-est asiatico. Ma com'è carina! Guardate come sono carini da piccolini. Oddio. Vai dalla mamma. Dai, torniamo dalla mamma. Ok, mamma è qua che dorme. Io ovviamente sto facendo i miei screen e ovviamente sta diventando buio. Papà dov'è? Ecco qua papà. Ti viene ad annusare. E la famiglia al completo. Bene, bene, bene. Allora, finiamo di sistemare queste ultime due cose. La ricerca veterinaria è stata completata. Quale? Quella sull'orso del sole. Andiamo avanti, mandiamoli pure avanti perché ne abbiamo che ne abbiamo qui. Vabbè, alcuni stanno poi andando avanti sulla ricerca avanzata. Allora, il pangolino, chiamiamo il custode, il veterinario, anche il meccanico. E poi, appunto, col fatto che, come vi dicevo, nel deposito ci sono l'orso grizzly, l'orso himalayano e il lupo grigio nord-occidentale, direi che per le prossime puntate, i prossimi gameplay saranno incentrati magari appunto su di loro e sull'abbellimento del nostro zoo. Se appunto vorrete, faremo un giro anche negli zoo che sto creando in franchising, così vediamo un po' la modalità, vediamo un po' appunto come me la cavicchio io. Ok, io spero che quindi vi siate divertiti, se così, se il video vi è piaciuto mettete un like, mi raccomando iscrivetevi al canale, se vi siete persi gli episodi precedenti andate a riguardarveli, mi raccomando, e vi farete due risate, attivate la campanella per ricevere le notifiche sull'uscita dei prossimi contenuti a riguardo un po' di tutti quanti i vari videogiochi. Noi ci vediamo alla prossima puntata, io vi ringrazio per essere stati con me e auguro buona serata a tutti, ciao ciao!